Allora, motivo di attrazione di Rubens verso l'Italia non furono solo i modelli artistici, classici e rinascimentali, li abbiamo visti abbondantemente già questa mattina e anche ora, e più o meno mediati dal maestro Otto van Veen, il Pictor Dottus Otto Venius che lo aveva preceduto nella visita al bel paese, ma anche la conoscenza di una tradizione culturale ricca e variegata che l'artista ebbe modo di apprendere probabilmente fin dall'infanzia. Il fascino esercitato dall'Italia sul giovane Rubens fu alimentato probabilmente già dall'esperienza e dai racconti paterni. Ian Rubens, infatti, aveva soggiornato in Italia tra il 1550 e il 1557, studiando a Padova e Roma, dove si era dottorato in legge. Il giovane Rubens, poi, aveva avuto la possibilità di approfondire la conoscenza della cultura antica presso la scuola latina del capitolo della cattedrale di Nostra Signora d'Anversa, frequentata dal 1587, quando la famiglia Rubens poté tornare dall'esilio in seguito alla morte di Ian. Ad Anversa, inoltre, Rubens ebbe la straordinaria opportunità di studiare i classici, anche grazie alla fervida attività editoriale svolta in città dalla stamperia Plantin, l'officina plantiniana giunta a Baldassar Moretus, amico d'infanzia con il quale Rubens condivise una vera e propria passione per i libri, un lungo rapporto di amicizia e un'intensa collaborazione. Importanti ricerche svolte da diversi studiosi sui libri posseduti da Rubens o a lui noti, poiché citati nelle sue lettere, forniscono informazioni preziose sulla cultura del pittore. Elizabeth McGrath ha evidenziato l'acquisto di libri da parte di Rubens in vista dei cicli pittorici che doveva realizzare. Inoltre, nella biblioteca del maestro, la studiosa ha rilevato la presenza di volumi dedicati al tema politico in relazione alla sua attività diplomatica e di testi scientifici, ma anche di molti altri che non hanno nulla a che fare con le attività professionali esercitate da Rubens, rispondenti evidentemente ai suoi interessi culturali, letterari, storici, filosofici. È interessante notare che in generale nella raccolta libraria del pittore predominano gli scrittori dell'antichità classica e i volumi dedicati alla storia greco-romana. Sono presenti le opere di Cicerone, in particolare l'opera Omnia nell'edizione pubblicata ad Amburgo del 1618, le commedie di Plauto, l'opera completa di Plutarco, le storie di Erodoto, gli aforismi di Ippocrate. Domina naturalmente l'opera di Seneca, in particolare quella emendata da Lipsio, filosofo del quale Rubens possiede quasi tutti i volumi, così come avviene anche per l'altro intellettuale nordico Ugo Grozio. Da riferirsi alla predilizione per Lipsio è anche l'opera di Tacito, autore di riferimento per Lipsio assieme al Seneca. Tra le opere pubblicate ad Anversa prima del viaggio in Italia di Rubens sembra significativo segnalare il De Vita et Moribus Philosophorum di Diogene Laerzio, stampato da Christophorus Plantin nel 1566, e le Metamorfosi di Ovidio nell'edizione pubblicata da Moretus ad Anversa nel 1591. Questi testi probabilmente il pittore, possiamo ipotizzare, li possedeva anche prima del viaggio in Italia. E questo è un dato interessante, soprattutto se, diciamo, se prendiamo in considerazione quel tema di cui abbiamo vagamente incrociato, del Democrito e l'Eraclito, proprio fra gli interessi 1603 committenza spagnola, questi interessi iconografici veramente così nuovi, e poi ne parleremo. Per quanto riguarda la produzione degli autori italiani, cioè se vogliamo andare a vedere quali sono gli autori italiani moderni che Rubens ha all'interno della sua biblioteca, ci stupiscono alcune presenze. In particolare spicca la storia del Concilio di Trento di Paolo Sarpi. E la presenza dell'opera di Sarpi, tra l'altro, è arricchita anche da alcune conoscenze che emergono dalle lettere di Peiresc, che Peiresc scrive a Rubens. Nella lettera dell'11 febbraio del 1624, Peiresc comunica a Rubens di essersi procacciato un esemplare del manoscritto non conforme al volume stampato in Inghilterra solo 5 anni prima, l'Editio Princeps,
che lo pseudonimo Pietro Soave Polano, con cui l'opera era stata pubblicata, era stata ormai unanimemente identificata in quella di Paolo Sarpi. Ma, e questa è una cosa interessante, consiglia a Rumens di tenere segrete queste informazioni, perché questa era materia davvero scottante. La storia del Concilio di Trento di Paolo Sarpi risulta subito, fin da subito, messa all'indice, e per essere pubblicata fu pubblicata in Inghilterra, non poté certamente essere pubblicata in Italia. Indicativa di un interesse per una cultura anticonformista da parte di Rubens è inoltre la presenza, queste sono le opere di Giusto Lipsio, con le opere emendate appunto delle opere di Seneca. E poi ecco interessante anche questa presenza dei Proxeneta, Pseude Prudentia Civili, un testo edito postumo nel 1627 e scritto dal filosofo e medico Girolamo Cardano, una sorta di manuale pratico dall'essenza utopica in cui la filosofia morale diviene guida per i comportamenti nella vita civile e politica. Cardano è un personaggio abbastanza, come dire, trasgressivo, catturato dall'Inquisizione per eresia, i capi d'accusa ancora oggi non risultano pienamente chiari, e costretto poi alla abiura nel 1571. Non è un caso che il testo di Cardano, Il De Vita Propria, che è appunto un'autobiografia interessantissima, viene pubblicata, e la cura del testo viene fatta da quel Gabriel Naudet, famoso libertino francese, peraltro scelto dal cardinal Guidi di Bagno, uno dei committenti per l'appunto di Rubens, viene scelto, come dicevo, come proprio segretario, e attraverso proprio il cardinal Guidi di Bagno Naudet arriverà in Italia e poi farà parte dell'entourage barberiniano, giusto per capire, come dire, gli assetti quali sono. E questo testo era stato scritto nel 1575, un anno prima della morte, però appunto viene edito postumo nel 27 grazie all'interessamento del Naudet. E altrettanto significativa è la citazione di Machiavelli, che Rubens fa in una lettera inviata naturalmente a Peiresc da Londra il 9 agosto 1629. Questa citazione di Machiavelli naturalmente Rubens la fa perché si sente abbastanza tranquillo nel farla a Peiresc, era uno dei pochi a cui poteva chiaramente citare Machiavelli, che era un autore stracondannato, la cui presenza nelle biblioteche veniva anche spesso omessa negli inventari, in particolare Il Principe, che è un'opera condannata, come si dice, absolute, cioè non la potevano leggere neanche coloro che avevano il permesso di leggere i libri proibiti. Quindi questa conoscenza di Machiavelli, addirittura questa citazione di Machiavelli da parte di Rubens, ci documenta una frequentazione di questi intellettuali italiani, di questa lunga tradizione di intellettuali italiani, con una cultura evidentemente molto, molto aperta e trasgressiva in qualche modo. L'apertura del maestro verso una cultura anticonformista e in particolare verso la cultura libertina è del resto documentata dalla lettera inviata il 12 dicembre 1624 da Rubens a Balavé a Parigi, con il quale il pittore comunica di non aver ancora ricevuto le lettere del cardinal Dossat e i volumi spediti, tra i quali cita unicamente le opere scritte dal libertino Théophile Deviau, e in particolare il suo Satyricon, ovvero il famoso Parnasse Satirique, causa, e qui cito le parole di Rubens, del disastro per il quale l'autore è stato condannato e così duramente giustiziato. Rispetto a questo autore, un autore veramente assolutamente trasgressivo, pittore di corte, che viene addirittura condannato in contumacia, poi riesce a scappare, poi viene ripreso, subisce 2 anni di carcere duro e, uscito dal carcere, poi muore per la condizione di vita che aveva svolto. Ebbene, nei confronti di questo personaggio Rubens si dichiara desideroso di leggere appunto questo volume, che poi in effetti gli arriverà, perché nell'inventario dei libri di Rubens compare addirittura l'opera completa di Théophile Deviau. L'adesione dei fratelli, è all'interno di questa apertura culturale che si colloca anche l'adesione, ormai ampiamente nota, di Rubens e del fratello, soprattutto Philippe, allo stoicismo. L'adesione dei fratelli Rubens al neostoicismo costituì una precisa scelta intellettuale che guidò non solo il loro pensiero, ma anche il loro comportamento, le loro relazioni e i rapporti culturali e politici che intrattennero con gli intellettuali del proprio tempo.
D'altro canto, dopo le terribili vicende conseguenti alla riforma protestante, destinata a insanguinare l'Europa per oltre un secolo, diversi intellettuali furono spinti a cercare, in una cultura anticonformista e nella filosofia, dei paradigmi universali in grado di superare le laceranti divergenze religiose. Il successo del pensiero presocratico, del neostoicismo di Lipsio o del neoepicureismo di Gassendi si colloca all'interno di questo quadro storico e culturale. I fratelli, ma le stesse vicende della famiglia Rubens si collocano all'interno di questo contesto. I fratelli Rubens avevano vissuto in prima persona gli effetti nefasti della persecuzione religiosa che aveva costretto il padre a rifugiarsi a Colonia per sfuggire alla repressione esercitata contro i calvinisti. E dunque nello stoicismo probabilmente si cerca, come dire, una sorta di via di fuga, cioè si cercano dei paradigmi universali in grado di guidare delle condotte morali che, diciamo, riescono a superare appunto le controversie religiose. Ed è tenendo presente questo discorso più ampio che va valutata l'influenza esercitata dall'antico e dal mito e dunque da una determinata idea dell'Italia nell'opera di Rubens. La concezione dell'antico e Rubens si caratterizza per un'assoluta interscambiabilità tra mondo pagano, biblico e cristiano. L'Italia si configura pertanto come una sorta di luogo ideale, un'Arcadia, per dirla con Goethe, che in epigrafe al suo viaggio in Italia, molti anni dopo, pose la ben nota frase dell'Et in Arcadia Ego, dove vivere un'antichità fuori dal tempo storico che consente di recuperare il ruolo originario della filosofia, che consiste nell'individuazione di un modello universale che guidi i comportamenti e renda possibile il superamento dei contrasti religiosi. In questo senso, l'Italia che attrae Rubens è anche quella di Machiavelli, è quella di Paolo Sarpi, è anche quella di Girolamo Cardano e di Galileo Galilei, culla di una lunga tradizione di pensiero che, attingendo alla speculazione classica, esprime una cultura anticonvenzionale che nei diversi campi del sapere, quello politico, quello storico, quello religioso e quello filosofico, supera i limiti imposti dall'ortodossia e individua nella cultura antica principi e modelli alternativi ai quali attenersi. A questo tipo di cultura si rivolgono numerosi studiosi, italiani e non, con i quali Rubens ebbe importanti scambi proprio grazie al suo legame con l'Italia. Dal Linceo Faber all'eccentrico Cardinal Guidi di Bagno, di cui abbiamo detto prima, fino a soprattutto a quel Nicolas Fabri de Peresque, con il quale Rubens intrattenne un intenso rapporto epistolare. Peresque, amico del già citato Gabriel Naudet, celebrato dal filosofo neo-epicureo ed atomista Gassendi, che scrisse la prima biografia del Peresque, e omaggiato con un lungo discorso funebre da un altro libertino impenitente, cioè Jean-Jacques Bouchard, che gravitava nell'orbita del cardinale Francesco Barberini, fu uno spirito enciclopedico e anticonformista, fervente sostenitore della nuova astronomia. Rubens incrociò, come dire, Peiresque proprio in Italia, esattamente nel 1600 a Firenze, in occasione del matrimonio di Maria de Medici con Enrico IV, e l'abbiamo visto nella lettera stamattina citata, ma la prima lettera che attualmente si possiede di Peiresque a Rubens, recentemente pubblicata, abbastanza recentemente, è del 16 dicembre 1620, quindi sicuramente da questo momento intrattennero un carteggio. E grazie al Peiresque che Rubens fu introdotto presso l'effervescente entourage culturale barberiniano. L'interesse di Rubens per la filosofia antica durante gli anni del soggiorno italiano è documentato dalla tela di Democrito Eraclito che abbiamo già visto. Si tratta di una delle primissime raffigurazioni della coppia di filosofi che avrà grandissimo successo nella pittura di tutto il XVII secolo. La rappresentazione di tale iconografia, sostanzialmente inedita fino a questo momento, se si esclude il solo affresco di Bramante per la Casa Panigarola, conservata all'Imbrosiana, trova la sua motivazione non solo nell'interesse per i filosofi antichi coltivati da Rubens, che come abbiamo visto possedeva le vite dei filosofi di Diogene Laerzio, ma anche nella sua adesione al neostoicismo di Giusto Lipsio, che si basava sul recupero del pensiero di Seneca. Infatti, proprio Seneca risulta essere stato il primo autore classico a trattare nel De Tranquillitate Animi la contrapposizione del piangente Eraclito al sorridente Democrito, affermando che, e qui cito, all'uno, cioè a Eraclito, tutte le nostre azioni parevano miserie, all'altro, cioè al Democrito, stupidaggini, concludendo che è più da uomini ridere della vita che piangere. Il tema poi nella letteratura classica sarà, diciamo, più ampiamente trattato
da Luciano nei dialoghi e poi anche dall'Alciati nel Cinquecento, però questa iconografia è un'iconografia veramente assolutamente inedita quando la affronta Rubens. Ed è con questa iconografia che probabilmente vuole anche, come dire, catturare l'attenzione della committenza spagnola, dimostrando la cultura molto raffinata che possedeva, molto erudita, che tra l'altro è denunciata anche dall'uso dei caratteri greci, per esempio, nell'indicare i nomi dei due filosofi sul bordo dei mantelli. Estremamente significativa del modo di interpretare la cultura antica e i modelli classici ammirati in Italia è la tela raffigurante la morte di Seneca, dipinta poco dopo il rientro d'Anversa. Nel quadro Rubens assume come modello la statua del cosiddetto Seneca morente, rinvenuta alla fine del XVI secolo in una villa sull'Esquilino, transitata forse nella collezione Altemps e comunque già nel 1613 registrata nella collezione Borghese, come si desume dal poemetto di Scipione Francucci che la cita nella Galleria dell'Ala Nord nel Palazzo di Borgo come un Seneca morente al bagno, ad indicare anche l'avvenuta identificazione della statua con il soggetto del Seneca. Identificazione che probabilmente si basò sulla vaga somiglianza del volto con il cosiddetto pseudo Seneca e con il ritratto pubblicato da Fulvio Orsini, tra l'altro pseudo Seneca di cui sappiamo che lo stesso Rubens possedeva una copia. E tra l'altro la rappresentazione del volto, come vedete, si discosta dal volto della statua originale perché si contamina con quella appunto dello pseudo Seneca che possiamo ammirare in altre opere di Rubens, come per esempio questa appunto famosa di Palazzo Pitti. La statua, d'altro canto, aveva subito già un restauro interpretativo. Non solo gli era stato aggiunto il cratere, nel quale tra l'altro notate l'ariete a indicare il tema del martirio e del sacrificio, e con il marmo rosso a rappresentare il sangue raccolto, ma anche le gambe dalla metà coscia sono frutto di un'integrazione seicentesca, con le vene ben evidenziate, i baffi, il labbro superiore e gran parte di quello inferiore, e soprattutto i bulbi oculari, smalto, con le pupille significativamente rivolte verso l'alto, quindi già a contaminare, diciamo, l'iconografia del Seneca morente con quella di un martire cristiano. L'identificazione di questa statua venne respinta solo dal Winckelmann diverso tempo dopo, sulla base del confronto con una statua di collezione Albani, ora a Palazzo dei Conservatori, e Winckelmann propose di leggere la figura come quella di uno schiavo. La trattazione di Rubens orienta fortemente la lettura del Seneca come un martire e un santo. È evidente qui la lezione di Giusto Lipsio, che aveva proposto un'interpretazione immanentistica e naturalistica dello stoicismo romano e nell'estremo tentativo di conciliare il pensiero antico con quello cristiano era giunto a fornire paradossalmente una sorta di cristianesimo senza Cristo. D'altro canto Lipsio aveva rifiutato l'autenticità del presunto carteggio tra San Paolo e Seneca e aveva raccomandato di leggere i testi originali del filosofo emendati dall'interpolazione e dall'interpretazione elaborati in epoche successive. Nel dipinto di Rubens, come nel pensiero di Giusto Lipsio, Seneca diventa il modello di una virtù laica che, assumendo la sacralità del sacrificio e del martirio cristiano, finisce tuttavia per sostituirlo. Rubens, come Giusto Lipsio, punta a una ricostruzione dell'antico che di quell'età intende riproporre non solo oggetti e forme, ma anche valori e significati. La ripresa quasi letterale dei modelli classici e la descrizione scrupolosa degli usi e costumi degli antichi fatta da Pietro Paolo e da suo fratello nel famoso testo Electorum Libri Duo del 1608 serve a far rivivere l'antico non solo nelle forme dettagliatamente illustrate, ma soprattutto nei suoi valori culturali ed etici, per rendere questi ultimi credibili e paradigmatici. Nella morte di Seneca, Rubens contamina iconograficamente la scena del suicidio antico con quella della morte e della deposizione di Gesù. Non solo il periodo, ma, e possiamo vederlo soprattutto facendo il confronto con i disegni dalla statua antica, il perizoma che lascia scoperti i genitali cioè il panno che lascia scoperti i genitali diventa un perizoma, ma l'interpretazione di Rubens si fa davvero più audace se andiamo a guardare tipologie dei volti dei personaggi che qui agiscono. Intanto possiamo individuare appunto qui il cerusico che sta assistendo alla morte, al suicidio col taglio delle vene, Seneca. Qui abbiamo questo giovane discepolo che sta scrivendo l'ultima lezione che Seneca intende impartire ai suoi allievi attraverso il suo sacrificio. E qua abbiamo la figura del soldato romano che porta a Seneca la comunicazione della condanna da parte di Nerone. Ma guardiamo più da vicino questi volti.
È evidente che il cerusico che assista alla morte non è altri che il San Giuseppe di Arimatea, che in quello stesso giro di anni Rubens esegue nel compianto sul corpo di Cristo della Galleria Borghese. È evidente che il volto è lo stesso personaggio. Questa identificazione è ancora più stringente, se vogliamo, nella figura del giovane discepolo che scrive la lezione di Seneca con il San Giovanni Evangelista che compare nel Cristo deposto. Infine, anche il soldato del suicidio di Seneca non è altri che il Longino che infierisce sul corpo di Cristo, così come il soldato romano porta l'annuncio della condanna e provoca il sacrificio di Seneca. Ora, questa interscambiabilità non è evidentemente di carattere solo meramente formale, ma è di carattere concettuale. I personaggi sono davvero interscambiabili tra storia antica, modello laico e storia religiosa. Un altro esempio che è stato già evocato da Christine Gottler si può individuare nel Cristo coronato di spine, un'opera che ha a monte, qui adesso cerco di correre un pochino, il Torso del Belvedere. Ed è interessante notare come il Torso del Belvedere sia alla base anche per l'Ercole eonfale. Quindi qui abbiamo, questa sequenza: Torso del Belvedere, Cristo coronato di spine, Ercole eonfale. Anche qui la citazione è di tipo concettuale, perché tanto il Cristo coronato di spine quanto l'Ercole, eroe virtuoso per eccellenza, sono denigrati, sono sbeffeggiati. È come se la ripresa non sia solo in termini formali, ma si fondi su quella che è stata definita una retorica gestuale che accomuna i contenuti delle rappresentazioni. Ancora il Lecce Homo recupera il centauro punto da Eros, che abbiamo già visto, anche qui con una ripresa concettuale. Il centauro è punto d'amore, è tormentato d'amore, ma anche il Cristo è tormentato d'amore, cioè Lecce Homo ha alla base della sofferenza di Cristo quell'amore che Dio ha dimostrato al suo popolo inviando il figlio a morire. Ma la questione diventa ancora più spinta se confrontiamo la derisione di Cristo, Lecce Homo di Genova, che abbiamo visto prima, col Sileno Ebro di Genova. È chiaro che qui il modello compositivo è, simile, e cioè la figura di Cristo deriso e la figura di Sileno deriso. Questa ripresa quindi non è solo formale, perché l'identificazione di Sileno e Cristo aveva una lunghissima tradizione nei testi cabalistici e platonici, ma soprattutto si trova negli Adagia di Erasmo da Rotterdam, pubblicato nel 1515, in particolare nei cosiddetti Sileni di Alcibiade, dove è ripreso dal Simponio di Platone l'identificazione di Socrate e Sileno. E Erasmo afferma: Cristo non fu forse un meraviglioso Sileno? Guarda come l'aspetto esteriore del Sileno, stando ai criteri ordinari di valutazione, non si poteva scendere più in basso, esporsi di più al dispregio. E poi qui c'è tutta una lunga descrizione che vi risparmio, dove appunto si insiste sul tema di Sileno e Cristo, ma Sileno ha anche gli apostoli come un essere spregevole da un punto di vista esteriore e quindi offerto alla derisione, così come Cristo è stato offerto alla delisione nel punto culminante del dono di sé e quindi dell'atto di amore. Non ci stupisce di trovare questo tema anche abbondantemente frequentato da Giordano Bruno. Torna Giordano Bruno su su questo tema del Sileno in varie sue opere, nella Scena delle Ceneri, nel De Immenso, in particolare nello Spaccio della Bestia Trionfante. Anche qui c'è una citazione, ma la saltiamo. Allora, la commissione di figure pagane e cristiane
L'audace uso dell'antico operato da Rubens non trova alcun riscontro nella pittura coeva, nell'ambito della quale le opere classiche costituiscono prevalentemente dei modelli formali, privi di implicazioni legate a contenuti, temi o soggetti. Non troviamo questo tipo di ripresa dall'antico in altri autori. Potremmo fare centinaia e centinaia di esempi, ne ho scelto uno contingente, diciamo, in senso storico, e cioè la famosa scoperta del gruppo dei Niobidi, rinvenuto nel 1583 presso il Laterano, l'avvio a una ripresa abbondante del volto di Niobe, che viene utilizzato per esempio da Annibale Carracci nel Cristo in Gloria con i Santi e Edoardo Farnese, dove appunto, come si vede bene, il volto di Maddalena è il volto della Niobe, ampiamente studiato da Annibale Carracci. È chiaro che qua c'è una ripresa solo di tipo formale, nulla accomuna tematicamente la Niobe con la Maddalena. Come tratta il gruppo dei Niobidi Rubens? In ben altro modo. Infatti il gruppo dei Niobidi viene assunto come modello nella strage degli innocenti. È chiaro che qui la ripresa non è solo formale, perché così come Niobe assiste all'eccidio dei propri figli, le madri ebree assistono all'eccidio dei propri figli. Quindi c'è effettivamente una ripresa che ha delle forti implicazioni concettuali, che rendono unico il rapporto che Rubens intrattiene con l'antico e con i modelli dell'antico. Per trovare una cosa analoga dobbiamo spostarci dalle arti visive e guardare alla letteratura. L'unico che a questa data proponga un'interpretazione così audace dell'antico è solo Giovan Battista Marino. Giovan Battista Marino, fin dalle Dicerie sacre, in particolare nella musica composta tra il 1607 e il 1612, pubblicata nelle Dicerie del 1614 a Parigi, propone un'audacissima lettura figurale dell'antico. La musica si apre con un lungo paragone tra Pan e Cristo. Il paragone vanta una lunga tradizione, la troviamo già in Plutarco nell'annuncio del "il grande Pan è morto", ma Marino finisce per superare questa tradizione andando verso la direzione di una relativizzazione della verità cristiana, che avrà luogo soprattutto nell'Adone. In questo senso è da intendere l'affermazione contenuta nella musica che la figura di Pan è figura di Dio. E dall'assimilazione degli attributi di Pan a quelli di Cristo, e poi in seguito dalla lettura figurale dei personaggi della mitologia pagana in riferimento a quelli della religione: Lucifero e Fetonte, l'arcangelo Gabriele e Mercurio, e così via. Tale interpretazione figurale e non allegorica, come ha giustamente osservato Pier Antonio Frare, non solo parifica il mito pagano e la religione cristiana, ma non svuota affatto il mito in favore delle verità cristiane, come avviene invece nell'allegorizzazione. Non a caso la lettura del mito classico non è più allegorica, ma figurale, cioè sottolinea la realtà, la storicità del personaggio. Per questo la lettura figurale si usava nei confronti dell'Antico Testamento, di cui il nuovo costituiva il compimento, ma mai nei confronti del mito pagano. Proponendo una lettura figurale del mito, Marino finisce per porre sullo stesso piano mitologia classica e storia biblica, contestando la gerarchia dei principi sottesa all'allegoria, che aveva svuotato il valore del mito, rendendolo un puro significante di un altro significato. Rubens procede in modo analogo, compiendo una lettura figurale non solo della storia antica, ma anche del mito classico, riproposto nei suoi valori intrinseci e non più come strumento allegorico. La carica eversiva dell'Adone, vero e proprio manifesto di un neopaganesimo, non sfugge ai contemporanei. Ricordiamo la condanna del volume avvenuta subito dopo la pubblicazione nel 23 e l'iscrizione all'indice nel 27, e in questo importanti sono stati gli studi di Clizia Carminati. Il nome di Marino compare del resto nei registri dell'Inquisizione già a partire dal 1604 e rimane ben oltre la morte avvenuta nel 25 fino al 1690. Non sarà mai autorizzata una ristampa dell'Adone, che rimarrà un libro proibito absolute, quindi sempre negato a chi aveva la licenza di leggere i libri proibiti. Roba diabolica appariva ancora nel 700 inoltrato, così si esprime il padre Stefano Zunino Zefani.
Le cause di tanta ostilità da parte dell'ortodossia cattolica non è certamente da cercarsi nell'ambito di un erotismo più alluso che conclamato, quanto piuttosto, e qui cito Clizia Carminati, sostanziale indifferenza religiosa, per la quale il contenuto sacro è tessera di un classicismo onnicomprensivo e dunque può combinarsi con quello profano. Per la mancata capacità di sentire un confine, di differenziare nel trattamento Susanna e Venere. Tale interpretazione può, come dire, essere suggestiva quando andiamo a vedere quello che compie Rubens. È certo che se Marino subì una lunga condanna, anche a Rubens non furono risparmiate accuse, come quella formulata da Jonathan Richardson, che nel suo volume dedicato alla teoria della pittura, pubblicato nel 1773, biasima la commissione di figure antiche e moderne della cristianità e del paganesimo negli stessi quadri. Indubbiamente Rubens inaugura con le sue opere un inedito e audace modo di leggere la storia, il mito, la religione, gravido di effetti sulla produzione pittorica, ma anche culturale in Italia, resa possibile d'altro canto dalla conoscenza da parte del maestro Femmingo di un'Italia complessa e variegata, che vedeva agire i potenti ordini religiosi della Controriforma, oratoriani e gesuiti tra i primi committenti proprio di Rubens, ma anche esponenti di una cultura meno ufficiale e decisamente eterodossa. E in Italia tale inedita visione dell'antico sarà ripresa da diversi pittori attenti ai fenomeni culturali del secolo. Solo così, questa era la Donne del Marino, solo così possiamo spiegare l'audace evocazione di un satiro, o forse più propriamente proprio di un pan, che il Grechetto fa nella raffigurazione del pastore in primo piano nella pala per la chiesa di San Luca a Genova. E qui l'evocazione Grechetto Rubens chiaramente è molto calzante, perché anche la geografia di Grechetto è molto simile a quella di Rubens: Genova, Roma, Mantova e poi probabilmente Napoli. È chiaro qua questa figura, guardate come tratta questo pastore, e facendolo ferocemente, come dire, assimilandolo potentemente a Pan, guardate il ginocchio, qui indica il piede, ma la postura del ginocchio diciamo gioca proprio con la contaminazione con la zampa animalesca appunto del satiro. Grazie.